siamo nel Prato della Valle per realizzare il nostro progetto, che rientra nel progetto più ampio di Amico Fragile. Quello che andremo a realizzare oggi porta il contributo di Padova Policentrica. Io adesso passo la parola all'assessora Francesca Benciolini. Prima però devo ringraziare tutto lo staff musicale, tecnico, per questa realizzazione. Padova è un centro bellissimo, pieno di cultura, ma anche i nostri quartieri sono sempre di più luoghi di cultura, di incontro, di legame sociale. Vogliamo dedicare e pensare in particolare in questo momento ai nostri giovani che in quest'anno di pandemia hanno un po' sofferto in questa mancanza di socialità, e lo vogliamo fare ripartendo dalla musica, quindi ripartire dai giovani, dai quartieri e dalla musica, dedicando degli spazi in modo particolare a loro, ai giovani, perché intorno alla musica si ritrovino e continuino ad aver voglia di produrre bellezza.